Quanto è morno, ma io te lo so. No, puoi parlare direttamente tu. Penso, mezzo sirde. Ti puoi presentare da solo, mentre fai le cose e dici quello che vuoi. Abbiamo letto su un libro che il fischietto è composto da quattro elementi. Aria, acqua, terra e fuoco. È vero? Sì. Cioè quello che facciamo con l'aria, cioè mettendo l'aria dentro, diamo vita a questo fischietto, come fece Dio quando creò il mondo. Allora, io sto facendo il cucù. Sì. Allora, questo è un... posso parlare? Sì, certo. Questo è un cono. Allora, questo è il tornio. Il dito pollice rappresenta il tornio e lo vuota e fino all'altezza di un paio di centimetri, che sarebbe il muso, che serve per fischiare, per imboccarlo e sfischiarlo. E questo muso sarà pieno, altrimenti non si può bucherellare. No, dopodiché viene steso ancora figlio di Don Juan, no? Di Nicola, il professore. Sì. Dico che lui, questo amico, morì papà. 63. Don Juan, e Silvestro c'è fece. Arrange. Va bene comunque. Allora. Ecco che avviene la lavorazione del cucù. Questo è una dimensione minima. Adesso vi faccio vedere i grandi. Il concetto è lo stesso, però. Il concetto, il principio, sì, 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 è lo stesso. Tutta la prassi è sempre uguale. Allora, questo adesso viene un po' levigato attraverso questo legno. Ed è il momento di chiuderlo. Pollice e indice schiacciano, e mentre il pollice, perché io sono ambidestro, avvicina l'argilla in modo che si possa chiudere gradatamente. Mi segui? Aggarparlo, dare il galbo.
ecco qua. Abbiamo modellato il cucù. Io lo chiamo bossolo. Io uso la saliva perché la saliva, come sapete, contiene sale, albumina ed è un collante, mentre l'acqua schiva, scivola. Altrimenti si usa l'argilla liquida. Non è indicato bene. Vedete quel manifesto? Quello a centro è mio e tutto il resto sono di l'Alfitale, Vicenza, e mi chiesero il benestare se potevano inserire quello mio sul manifesto e io dissi che potete fare quel che volete, non mi interessa. Se non che un giorno sono venuti tutti quelli che vedete, sono tutti autori di dischetti. E stavano schierati a quel punto, in fila indiana. A un certo momento io ho dovuto bagnare le dita per modellare. Io chiesi scusa. Dico, guardi, io devo lavorare a modo mio. E quello mi rispose, no, non dubiti, perché anche noi siamo della partita. È così. Quindi, adesso ci siete voi, e chiedo scusa a voi, che uso la saliva. Allora, signori, questa è la testa tradizionale del cucù, mentre io mi diverto e faccio tante teste, anche teste di animali surreali. Questa è la testa tradizionale. Ci si mette gli occhi che il professor Spera di Matera, molto colto in materia, mi dice di mettere gli occhi, ecco, disse, non guastare la tradizione, perché anticamente, secoli e secoli fa, chi faceva queste cose non sapevano scolpire l'occhio e allora mettevano una pallina. E lui, il professor Spera, mi disse non trascurare la tradizione. Ecco, un po' di saliva. Adesso viene il barbiglio, amatore detto Auvercler, il dialetto nostro dice Auvercler. Ecco qua. Allora, per norma, questo bisogna bucherellarlo domani, quando indurisce un po'. Io
cercherò di buttarlo adesso, così vedete. Qui ci sono le stecche, questo è un corredo di varie dimensioni secondo la grandezza del cucù, del fischietto. Si possono pure uscire là sul tavolo. Prego. Le puoi pure uscire così si vedono meglio, no? Se le metti fuori. Per così? Sì, sì. Ok. Attenzione ai fischietti. Va bene. Il momento di bucare il barlo.